Buonasera a tutti. In questa puntata il Gris Ouvert vi presenterà la chiesa di Saint-Vincent, questa casa tra le tante case, la più antica di questo paese, che racconta un po' la storia di secoli della vita della gente che ha vissuto in questa terra. Prima di farvi entrare nella chiesa, visiteremo il sito sottostante la chiesa, che ci è stato scoperto alla fine degli anni 60 e che ci presenta le antiche terme dei Romani, e quindi tutto questo luogo è testimonianza proprio della vita del passato e ci racconta la storia della nostra gente. Siamo all'interno del sito archeologico sottostante la chiesa di Saint-Vincent. Il sito è stato recentemente riaperto con un nuovo allestimento che lo ha valorizzato ancor più rispetto al passato. Questo sito archeologico è stato riaperto il 14 aprile 2012 e è a disposizione di tutta la popolazione, di tutti i turisti che vogliono visitarlo tutti i sabati pomeriggio. All'interno del sito troviamo tre epoche storiche differenti. Partiamo dalla preistoria e in particolar modo appunto con reperti dell'età del ferro. Poi passiamo all'epoca romana, in cui abbiamo appunto i resti di una mansio con annesso edificio termale, per poi proseguire con l'epoca medievale, in cui abbiamo appunto resti di sepolture a partire dal V secolo d.C. Il sito è stato rinvenuto nel 1968 a seguito di un evento anche decisamente drammatico. Infatti è esplosa una bomba nei pressi della chiesa, per la precisione nella zona dietro l'abside, che ha portato alla luce questi primi resti, che poi sono stati successivamente scavati dal 1969 al 1972. Infatti è stata tolta completamente tutta la pavimentazione della chiesa e sono stati fatti degli scavi che hanno portato poi alla luce quello che potete vedere oggi. Le prime testimonianze archeologiche riguardanti questo sito risalgono sicuramente almeno all'età del ferro. Sono state infatti ritrovate due zone in cui sono presenti delle possenti strutture a secco e all'interno di tutto il sito, sotto l'edificio termale, sono stati rinvenuti dei frammenti ceramici e un frammento in selce. Questo ci porta a dire che sicuramente la zona era frequentata almeno a partire dall'età del ferro, se non addirittura dall'età del bronzo. Sembra che i resti di questo abitato protostorico che sono stati rinvenuti siano originariamente fossero situati leggermente più a monte e che poi siano appunto scesi con uno smottamento del terreno. La continuità d'uso del sito è testimoniata per l'epoca tardoantica e l'epoca medievale da una serie di tombe, una serie di sepolture che, come potete vedere, erano o semplicemente sepolture terragne oppure ad alveolo cefalico, quindi con grosse lastre messe di taglio a proteggere appunto il defunto. In particolar modo sappiamo che il primo edificio di culto di cui non sono state trovate tracce evidenti era molto probabilmente già presente in epoca tardoantica, perché infatti le sepolture più antiche sono risalenti al V secolo, e poi l'edificio di culto ha avuto una continuità d'uso sino alla costruzione della chiesa parrocchiale come la conosciamo noi oggi. Per pura casualità, all'interno del sito sono state conservate soltanto tombe di individui maschili. Questo non vuol dire che appunto non vi fossero anche elementi femminili, questa è soltanto appunto una scelta operata dal caso. In particolare qui potete vedere una sepoltura ad alveolo cefalico che è una delle più recenti conservate all'interno del sito e, come potete vedere, era composta da una serie di lastre in pietra e queste lastre in pietra venivano poi coperte da altre lastre.
Nel sito sotto la chiesa di Saint-Vincent abbiamo, oltre a resti di epoca preistorica e di epoca medievale, anche resti di epoca romana. In particolar modo sono stati rinvenuti dei reperti pertinenti a terme che facevano parte di una mansio. Gli archeologi hanno stabilito che l'edificio termale si è articolato in due fasi costruttive, la prima risalente al secondo terzo secolo d.C., mentre la seconda risalente al IV secolo d.C. Alle mie spalle potete vedere un allestimento delle terme, una ricostruzione di quello che poteva essere un ambiente dell'epoca. Vi faccio notare che alle mie spalle c'è appunto una piccola vasca che faceva parte dell'edificio termale. In questo momento siamo negli ambienti riscaldati delle terme. Queste erano vasche calde e lo possiamo capire da queste pile di laterizi che venivano chiamate suspensure. Queste pile di laterizi servivano per sostenere il pavimento e per permettere la circolazione dell'aria calda al di sotto, di modo da riscaldare appunto l'acqua nelle vasche soprastanti. Qui abbiamo la zona del tepidarium, quindi la zona con un'acqua più tiepida. Poco più avanti abbiamo la zona del calidarium, che era più vicina alla bocca del prefurnium, che appunto era una sorta di caldaia in cui veniva fatto fuoco e riscaldata l'aria che poi sarebbe passata sotto la pavimentazione. La continuità d'uso del luogo è testimoniata dalla costruzione nei secoli successivi della chiesa soprastante, che sorge proprio al di sopra del sito archeologico. Ci troviamo all'interno della cripta della chiesa parrocchiale di Saint-Vincent, cripta che è dedicata, o comunque nei secoli è stata dedicata, a Notre Dame de la Consolation. La cripta è molto antica, anche se grosso modo è coeva alla chiesa parrocchiale che abbiamo qui a Saint-Vincent, e quindi siamo intorno all'anno 1000. È una cripta di splendida fattura medievale, caratterizzata da tre navate, che sono state purtroppo nel corso dei secoli ridotte nella superficie per dei problemi statici della chiesa sovrastante. Dunque nel 1400 la chiesa di Saint-Vincent pativa grossissimi problemi di staticità, soprattutto nella zona absidale e nella zona del campanile. Per fare questi interventi si è necessariamente e obbligatoriamente dovuto intervenire anche sull'edificio della cripta. Questo ha comportato una serie di interventi necessari, ma architettonicamente discutibili, che di fatto hanno ridotto enormemente la superficie di questo edificio, di questa cripta. I muri che vediamo alle mie spalle sono appunto i contrafforti che sono stati costruiti nel 1400 per intervenire su questi disagi strutturali dell'edificio. Di particolare bellezza in questo locale sono naturalmente i capitelli, sono le colonne in monolite di pietra e sono tutti i costoloni delle volte del soffitto. La particolarità dei capitelli, caratterizzati da notevole vigore plastico, è quella di essere uno diverso dall'altro. Ci troviamo all'interno della chiesa parrocchiale di Saint-Vincent, questa nostra antichissima chiesa, già menzionata per la prima volta in una bolla papale nel 1153. All'epoca questa nostra chiesa era retta da una comunità di benedettini che avevano la sede in Francia, vicino a Lione, nella città di Enè.
Verosimilmente questa nostra chiesa di Saint-Vincent, questa nostra bellissima chiesa romanica, è stata edificata tra il 1000 e il 1100. Si caratterizza da tre navate molto ampie, divise a loro volta da una serie di 12 colonne di altrettanta bella e robusta fattura. Tante sono le vicissitudini sofferte da questa chiesa, ma due in particolare devono essere segnalate per la loro gravità o comunque per il fatto che hanno modificato l'impianto originale. Il primo intervento risale al 1400, quando dei gravissimi problemi statici di una parte dell'abside e del campanile minacciavano di far crollare una parte dell'edificio. Per questa ragione furono costruiti questi contrafforti che servirono sì a potenziare la struttura, a evitare crolli, ma di fatto chiusero lo spazio absidale della nostra chiesa. Il secondo, verso la metà del 1500, quando le truppe francesi di passaggio a Saint-Vincent stazionarono nel borgo e alla chiesa dettero fuoco. A seguito di questo, il soffitto, in origine molto più alto, in legno e cassettonato, fu sostituito dalle volte che vediamo oggi. Ci troviamo adesso nell'abside, caratterizzata da uno spettacolare ciclo di affreschi risalenti ad epoche diverse e ad autori diversi, che ci rappresentano dalla vita e dal martirio di San Vincenzo alla vita di Gesù, mentre al centro del coro abbiamo la grandissima figura del Cristo Pantocratore, attorniato dai quattro evangelisti, e al di sotto la statua in bronzo dell'autore Luciano Minguzzi, donata alcuni anni or sono alla chiesa di Saint-Vincent. Il ciclo di affreschi, come si è detto, copre epoche diverse. I più antichi sono del 1400, i più recenti sono della seconda metà del 1500. Le tre figure maggiori che abbiamo sulla parete nord rappresentano tre momenti della crocifissione di Cristo, per cui abbiamo il primo momento in alto con il giudizio, la Via Crucis nella lunetta in basso e infine la crocifissione. Questo imponente ciclo di affreschi del 1500, dovuto appunto a Filippo da Varallo, copre purtroppo dei precedenti affreschi del 1400, anche questi in buona parte recuperati, e che ci mostrano dottori e padri della Chiesa. Nella parete sud abbiamo invece un ciclo di affreschi molto importanti, molto bello, molto significativo, che ci mostra aspetti del martirio del nostro patrono San Vincenzo. Assistiamo quindi al giudizio, a momenti del martirio, a San Vincenzo sulla graticola di morte e infine sul letto di morte, mentre un angelo prende la sua anima e la porta in cielo. Particolarmente drammatico vissuto da questa chiesa e naturalmente da questa comunità risale al 1967, quando durante una notte fu posata nella parte esterna dell'abside una bomba che scoppiò, causando ingentissimi danni all'edificio chiesa, alla struttura del presbiterio e alle case vicine. Conseguentemente a questo, la chiesa fu chiusa per alcuni anni e da lì si iniziarono tutta una serie di studi, di interventi e naturalmente di scavi per il sito ritrovato sotto la chiesa e per il recupero degli affreschi che vediamo soprattutto qui nell'abside,
per ridare il giusto decoro a questo edificio. Alle mie spalle il piccolo ma ricchissimo museo, all'interno del quale sono custoditi tantissimi oggetti che raccontano della secolare fede di questa comunità. Di particolare interesse è la statua del San Maurizio, un tempo ospitata nella chiesa di Moron. Abbiamo croci processionali, calici, statue, pianeta e un bellissimo grande crocefisso risalente al 1400, un tempo presente nell'arco trionfale dell'abside. Ci troviamo nella parte esterna della chiesa, esattamente nella zona dell'abside, caratterizzata da un'architettura veramente notevole, anche se sono visibili tutti i rimaneggiamenti dei secoli. Vi sono resti di pitture del XIV secolo e altrettanto importanti da vedere sono le strutture che sono in alto sopra la mia testa e che fanno dire addirittura ad alcuni storici che questa fosse un esempio di chiesa fortificata. La storia e gli storici ci dicono che Saint-Vincent era un paese fortificato, aveva delle mura non certo come quelle di Aosta, comunque di una certa importanza, e la chiesa si trovava all'esterno del muro. Nei pressi del campanile era situata la porta est di accesso al borgo. Concludere questa puntata di Église Ouverte, siamo saliti sulla collina di Saint-Vincent fino al villaggio di Moron, a circa 800 metri, un villaggio antichissimo che ospita sul suo territorio una antichissima e vecchissima chiesa, forse la più antica della Valle d'Aosta. Viene già ricordata come presumibilmente esistente verso il 1112 e fin dalla sua fondazione è stata posta sotto la protezione di San Maurizio. È una chiesa romanica che nel corso dei secoli è stata pesantemente rimaneggiata. Forse di quell'epoca rimane solo l'abside, quello che vedete alle mie spalle. Tutto il resto, con il passare degli anni, è stato più volte ampliato, risistemato, aggiustato. Insomma, ha vissuto veramente i suoi quasi 1000 anni. È una chiesa che nel corso dei secoli è sempre stata giudicata molto importante. Lo testimoniano alcuni aspetti che vogliamo sottolineare. Il primo, sulla facciata e ai lati dell'edificio sono presenti degli stemmi sabaudi. Questo significa che la chiesa era posta anche sotto la protezione di questa famiglia. Ma non solo. La stessa famiglia degli Chalan e alcuni suoi importanti esponenti in fase testamentaria diedero e ricordarono questa chiesa con delle laute donazioni. La tradizione cristiana considera che in questa chiesa venivano a seppellire i loro defunti gli abitanti delle valli alte di Ayas e di Gressonei. Intorno alla chiesa, nel perimetro circoscritto da questo basso muretto, si trovava fino al 1820 circa il vecchio cimitero.
Questa chiesa nel corso dei secoli ha subito numerosissime trasformazioni e rimaneggiamenti. Della parte primitiva, forse, ci rimane solo l'arco trionfale e la parte absidale, caratterizzata dai bellissimi costoloni in pietra che si chiudono nella parte centrale con lo stemma di San Maurizio, lo stemma sabaudo. Di tutto il resto non ci è pervenuto praticamente nulla. La grande fede dei residenti è qui rappresentata in questo altare del 1700, all'interno del quale si trova una tela del 1673 che rappresenta San Maurizio, il nostro patrono della diocesi sangrato, e la Vergine Maria. Poi ancora la grande devozione di questa popolazione è testimoniata dall'affresco che si trova sulla parete di sinistra e rappresenta San Maurizio a cavallo. Nella parete di destra esiste un secondo altare del XVIII secolo dedicato alla Vergine Maria. Campanile, alto una quindicina di metri, esisteva fin dalla seconda metà del 1700 un orologio. Ed è proprio qui, dalla cella della torre campanaria della chiesa di San Maurizio di Moron, che si chiude questa puntata di Ecclesia Ouverte.